È il momento di dare il benvenuto a Nada, cantautrice, scrittrice, un'artista, l'avete sentita in apertura di trasmissione, ci prego. Ci ha regalato una versione splendida di 16 Tones, è da pochissimo uscito il suo nuovo album, È un momento difficile tesoro, è in giro per l'Italia con un tour sold out, che no, non ancora, qualcosina si trova. Domenica farà tappa a Lucca. Allora, tra poco ci canterà un brano dal suo nuovo album. Dunque, è un momento difficile, ha tratto ispirazione all'attualità. Sì, in effetti può sembrare questo, e in realtà è un momento difficilissimo. E questo momento difficile che viviamo tutti, che vive il mondo, chiaramente entra anche a far parte un po', diciamo, della vita, anche della mia, che pur essendo una persona mi ritengo fortunata, però certo quello che ho intorno non è meraviglioso. Però questo titolo è soprattutto un discorso molto privato, cioè io ho scritto questi 10 pensieri non pensati, queste parole prese, pescate in un vuoto che io sento dentro sempre di più e dove so che dentro ci sono delle cose, io le devo cercare, le devo scoprire, le devo trovare, dove c'è, credo, la verità, la complessità di ognuno di noi. E allora alla fine scopro anche che ci sono delle cose che dal di fuori condizionano anche il mio privato. Ecco, un momento difficile, tesoro. Quello che succede fuori condiziona quello che abbiamo dentro. No? Ma sì, che e momento... poi comunque dicono che nei momenti difficili, anzi, diamo tutti il meglio di noi. No? Nel momento si fa duro e duro, cominciare a giocare. Io penso in questo disco di aver dato il meglio. Che momento è per il paese? È un momento molto difficile, devo dire, non è bello quello che succede, che abbiamo intorno, succedono troppe cose, troppe. È un discorso molto grande, penso che stiamo perdendo un po' il senso proprio dell'essere umano, di noi, delle cose semplici, delle cose vere, questa politica che insomma non mi piace, devo dire. Non mi piace. Deve essere un momento di grande cambiamento, così no, sarà. No, per me non è un cambiamento, per me è una cosa che, per me è vecchia quello che sta succedendo. Perché innanzitutto è una politica che allontana le persone, no? Che fa sì che quello vicino a te è il tuo nemico e tu devi essere sempre più importante, più potente, più prepotente, più ricco, più bello, più forte. Questa è una cosa terribile che non porta felicità, che non porta a star bene. E poi adesso ultimamente io non sono, cioè la politica così la vivo, ma non sono un'esperta qui, voi sapete molto meglio di me. Però per esempio ultimamente ho visto la famiglia, questo convegno sulla famiglia, questo tornare indietro sui diritti civili, sono cose veramente che non avrei immaginato, ci sono state fatte battaglie. Sta tornando un paese, diciamo, sta diventando un paese di destra, l'Italia. Ma io non lo so, la destra certo quando si è molto un po' chiusi, conservatori, un po' prepotenti, si dice che si è di destra, e allora se questo è, allora siamo di destra. Ma non è detto che sia solo di destra. I nuovi leader, sono dei leader che trascinano il paese, o dei leader che si adagiano sul paese, che lo utilizzano, che lo sfruttano? Ma non lo so, il leader, già questa parola è una parola molto abusata secondo me, poi perché il leader? A me piace più la parola noi, cioè quando sono le persone, quando c'è partecipazione, quando c'è coinvolgimento, e questi leader che poi si nascondono dietro un'età abbastanza giovane, no? Per cui allora è tutto nuovo, siamo giovani, siamo... E invece non è, ci vogliono i pensatori, secondo me. Non basta essere giovani. Non basta essere giovani. Però ci vuole il pensiero. Ci sono delle figure che stimolano la speranza, delle figure dietro le quali andare, che le muovono una qualche passione politica, una speranza. No, devo dire no. Io cerco, diciamo che negli ultimi tempi io non mi voglio far distrarre dalle cose che non mi piacciono e che non mi interessano, perché ce ne sono troppe e questo ti porta via dalle cose buone tue. Allora io cerco di seguire quello che mi piace nella letteratura, nella musica, nel cinema, nella vita, con le persone e anche nella politica. E allora vediamo cosa le piace.
con la canzone che ci regala Macchine Viaggianti, dai un momento difficile tesoro, Nada. Responsabilità di questo.